ci risale il torrente. Il futuro cammina, non da niente per niente. Dove è andata la luna? Chissà dove. Grazie di essere venuti a questo nostro concerto Il colore dei pensieri. Stasera componiamo qui a Roma ed è un concerto particolare perché questa sera vogliamo dedicare questo concerto in ogni senso ai nostri amici del WWF e vi ringraziamo di essere venuti così in tanti. Grazie Roma! Ciao! Abbiamo parlato del colore dei pensieri e quindi vi facciamo ascoltare un altro brano tratto dal colore dei pensieri. È un brano che racconta di come nella vita non bisogna mai dire che non ci succederà qualcosa, perché proprio nel momento in cui meno te lo aspetti, dall'alto ti piove addosso di tutto. E allora, mai dire mai. Thank you.
perché in estate ti alzi e piove, che le macchine nuove vanno male, non sai perché, ma in qualche modo si fa. Thank you.
bellissimo e difficile vivere il tempo che verrà. Avrai giornate insopportabili con notti di felicità. Per qualcun altro soffrirai, poi penserai un po' anche a te, perché se no che vita è? Però mi sembra che anche voi tu abbiate qualche cosa a che fare con un animale. Beh sì, forse inconsapevolmente al momento di scegliere il nome del nostro gruppo una ventina di anni fa abbiamo scelto un nome che era praticamente un personaggio di una favola inglese ed era un orsacchiotto. Oggi probabilmente siamo un attimino più consapevoli di questo tipo di scelta a livello naturale. Noi abbiamo scelto questa collaborazione con WWF per delle cose che esistono oggi. Noi, come tanti artisti, ci ispiriamo alle cose forse più semplici, più naturali che esistono in natura e che sono possa essere il sole e queste cose bellissime che vorremmo che rimanessero, per cui oggi consapevolmente abbracciamo questa causa e speriamo che il pubblico che ci segue così abbastanza da vicino capisca questo nostro interesse nei confronti della natura. We'll be right back.
Il lupo. Il suo diritto alla vita viene contestato anche oggi, nonostante sia ridotto in Italia a pochi esemplari. Tra ottobre e novembre dell'anno appena chiuso, l'ennesima inutile strage. Un'intera famiglia di lupi, cuccioli compresi, sterminata a Gubbio, la terra dove San Francesco, secondo la leggenda, dialogò con fratello Lupo. Proprio al frate di Assisi si ispirò agli inizi degli anni 70 la campagna promossa dal WWF per proteggere questo splendido e intelligente animale. Il lupo, dimostrarono ricercatori e zoologi, preda per sfamarsi solo animali vecchi o malati. Contribuisce in questo modo a mantenere in equilibrio le specie. Tutto il resto, comprese le storie di lupi sanguinari in cerca di inermi pastorelle, fa parte della leggenda o peggio della superstizione. Rimanevano allora negli anni 70 poco più di 100 lupi nel nostro paese. La campagna, chiamata Operazione San Francesco, portò ad una legge, la prima in Italia, a protezione del lupo. Il numero, a distanza di 15 anni, è lievemente aumentato. Una stima ottimistica parla di circa 250 lupi lungo la dorsale appenninica giù fino all'Aspromonte. Una equipe di ricercatori del Parco Nazionale d'Abruzzo compie, periodicamente, censimenti per accertare la presenza e la consistenza di questi animali nell'area del parco. Il sistema adottato, lo stiamo vedendo, si chiama wolf howling, cioè l'emissione di un richiamo con il quale si cerca di localizzare i lupi presenti nella zona. Il gruppo Lupo Italia, costituitosi per favorirne la salvaguardia, continua però a documentare decine di casi di bracconaggio e a recuperare cuccioli sottratti illegalmente al loro habitat naturale, come questo giovane lupo, che gioca con lo zoologo che lo ha salvato dai bracconieri. I suoi genitori, forse, sono stati uccisi per la stessa cieca ignoranza che ha motivato stragi recenti e passate. Per lui, comunque, i guai sono finiti. Proteggere i suoi fratelli ancora in libertà e gli spazi liberi e selvaggi in cui vivono è compito di tutti in un paese davvero civile. Thank you.
IFE, il Fondo Mondiale per la Natura, non si occupa soltanto di difendere gli animali, pensate che ha più di 4.000 progetti in tutto il mondo per la difesa dell'ambiente e della natura. Uno di questi è per la tutela delle foreste tropicali e credo che sia un argomento che sta molto a cuore ai PU, vero? Infatti, basti pensare che ogni anno se ne va una fetta di questa foresta tropicale pari alla superficie dell'Austria. E se andiamo avanti di questo passo, pensiamo che alla fine di questo secolo il pianeta assomiglierà sempre di più alla testa di Kojak, sarà pelato come la testa di Kojak. E senza andare molto lontano, dobbiamo dire che anche in Italia, in Europa in genere, non è che viviamo meglio, perché ci sono queste piogge acide che stanno attaccando seriamente i nostri boschi e la nostra natura, e gli sforzi del WWF e di parecchie associazioni sono in questo senso di evitare, se non altro, al minimo questo disastro ecologico. Penso a te, nei tempi della scuola. Thank you.
siamo stupidi, noi speriamo sempre tanto a noi. Ecco, ne avete molte anche voi di queste stupende bandiere. Vorremmo parlarvi del WWF e di questa straordinaria organizzazione internazionale che lavora in tutto il mondo per noi. La nostra unica forza siete voi, in quanto tutte le sere abbiamo la fortuna di potervi parlare e siamo sicuri che un pochino ci ascoltate, siamo sicuri che magari uscendo da questo concerto voi ripenserete a quello che abbiamo detto. Un signore molto più intelligente di me ha detto una cosa molto bella, l'ha anche scritta, e ha detto che il futuro è una gara fra l'educazione e la catastrofe. Dipende da noi da che parte vogliamo giocare questa gara, e noi siamo sicuri che voi avete già scelto da che parte farlo. E dopo questa cosa che ci stava particolarmente a cuore, vogliamo farvi ascoltare un brano di cuore, un brano tratto dall'album Il colore dei pensieri, e si intitola Tu dov'eri? Tutti quanti tu dov'eri? Quando in questi miei occhi chiari avevo mille futuri, tu dimmi allora dov'eri? Yeah.
leggevo più e dormivo senza sogni. Quando erano i giorni peggiori dei miei tempi migliori, tu dimmi allora dove eri. Quando l'uomo ha scoperto il fuoco, ma è diventata una minaccia effettiva da quando, oltre un secolo fa, i residui della combustione sono diventati così massicci da provocare nell'aria reazioni chimiche altamente nocive. La necessità di bruciare per produrre, per generare energia, per viaggiare, diventa ogni giorno più pressante. Dalle emissioni delle centrali termoelettriche, dai fumi industriali e dagli impianti di riscaldamento, dai gas di scarico degli autoveicoli, le quantità di ossidi di azoto e di anidride solforosa, gli agenti inquinanti che reagendo con l'ozono concorrono alla formazione delle piogge acide, si moltiplicano, trasformando il cielo in una discarica di rifiuti corrosivi. Le piogge acide non conoscono confini né barriere doganali. Cadono su regioni lontane dai luoghi d'origine, passando da un paese all'altro. Questo cocktail di ozono e di acido nitrico e solforico insidia la salute dell'uomo, porta alla morte laghi e boschi, uccelli, pesci e insetti. In Europa, dalla Seconda Guerra Mondiale, l'emissione di zolfo nell'atmosfera è raddoppiata. In Svezia 18.000 laghi sono totalmente acidificati.
3.200 falchi pescatori corrono un rischio mortale. In Cecoslovacchia 300.000 ettari di foresta sono completamente morti a causa degli scarichi industriali incontrollati. La trota bruna è estinta in 1750 laghi della Norvegia. In Svizzera i danni sempre più intensi al patrimonio boschivo aumentano il pericolo di valanghe. Le valanghe provocano a loro volta l'erosione del suolo. A Cubatão, in Brasile, l'inquinamento industriale sta uccidendo la foresta verde. A Città del Messico, l'aria, altamente inquinata, insidia la salute umana. In Gran Bretagna si producono 3.570.000 tonnellate di biossido di zolfo l'anno. In Scozia, almeno 22 dei laghi principali sono acidificati. In Germania, oltre la metà dei boschi è danneggiata. A Colonia le sculture in pietra arenaria della gotica cattedrale sono erose dagli acidi e perse per sempre. In India i marmi del Taj Mahal sono irrimediabilmente logorati. A Pavia sculture in marmo della facciata della Certosa sono in via di distruzione. Si fanno anche a Natale, non solo a Natale, no? Noi insieme a voi vorremmo fare un grossissimo applauso a tutte le persone che da sempre collaborano al nostro concerto e che ci aiutano a portare in giro questa nostra musica, tutti quanti i nostri tecnici. E a maggio il telefono mi
sarai più qui, ma quando un giorno il tuo amore ti riscapperà. Ecco, voi poi girate l'Italia in lungo e in largo. Quali sono le 4-5 battaglie ambientaliste che fareste più volentieri? Beh, ce ne sarebbero da fare 4-5 mila invece che 4-5. C'è tutto che ci cambia intorno. Noi abbiamo questa fortuna di muoverci, no? E anche un po' questo disagio del fatto di andare in giro per l'Italia, di guardarla, e in 20 anni ci siamo visti proprio cambiare il paesaggio intorno. C'è tutto, cambiano i colori, cambiano proprio le cose. E c'è da fare tantissimo. Innanzitutto forse cominciare proprio nelle piccolissime battaglie di tutti i giorni a cercare di tenere tutto un pochino più pulito. Sebbene il giovane in generale, no? Sono molto più attenti di quanto non lo fossimo noi. Forse è fatto proprio di educazione, di crescita. Forse noi non sapevamo proprio quali malesseri creavamo al paesaggio, a tutto, con il nostro modo di essere. È molto difficile vedere un ragazzo che butta una lattina, è più facile vedere qualcuno di una generazione un attimo più adulta. Per cui le piccole cose che si potrebbe cominciare a fare potrebbero senz'altro essere quelle di cercare di tenere tutto un attimo più pulito, le spiagge, le strade. Yeah.
We'll be right back.